Siamo in diretta. Ciao a tutti. Siamo oggi buonasera. In diretta con Marco Campominosti e con me stesso che sono in macchina perché sono arrivato in ritardo a questa diretta. Sono sull'autostrada, stiamo testando se finalmente le autostrade in Liguria hanno la copertura 4G. Sì, ma buonasera a tutti, io sono a Bruxelles, invece luogo da cui non sono più riuscito ad andare via, spero questa settimana di riuscire a tornare a Genova, perché vabbè, la situazione la conoscete tutti, ma insomma avremo modo anche di parlarne adesso con Edoardo. Io devo dire, intanto avviso tutti che non sto guidando, per cui se qualcuno dice parla, guida e fa anche le dirette TV. No, io sono assolutamente interessato con Marco sul fare un po' il punto di quello che sta avvenendo a Bruxelles, anche di quello che è successo in queste settimane col MES, il Recovery Fund e come vede la situazione, come si vede la situazione italiana da Bruxelles sull'esperienza Covid, come hanno reagito le altre nazioni e se il nostro governo ha fatto secondo lui tutto quello che doveva fare oppure se ci sono esperienze diverse e qualche suggerimento. Ma la situazione ovviamente è ancora di difficile comprensione, infatti invidio la certezza, che poi non è una certezza ma sono balle che mettono in giro i grillini su quali saranno gli strumenti che saranno messi in opera per andare incontro alle esigenze dell'Italia, perché abbiamo visto alcuni strumenti che non sono altro che prestiti su cui è l'Italia che garantisce come uno dei paesi che più di tutti versa denaro alle istituzioni europee, quindi la SURE, lo strumento con la BEI, il famigerato MES che però guarda caso nessun paese vuole attivare perché le condizionalità che ne dicano Gentiloni e Conte esistono e come, perché sono condizionalità che vengono attuate e attivate nel momento in cui questi soldi si dovranno restituire. In questi giorni si sta parlando tanto di Recovery Fund che poi prenderà un altro nome, Recovery Instrument, Recovery Package, perché si stanno rendendo conto che non hanno le risorse per mettere questo denaro a disposizione del sistema economico che ne avrà bisogno. Rispetto alle cifre di cui si parlava diversi giorni fa, ora siamo intorno ai 500-700 miliardi. Tutti i paesi dell'Unione Europea che versano di più, che sono contributori netti nel bilancio dell'Unione Europea, sono preoccupati. L'unico di quelli che non è preoccupato è l'Italia, perché vive un po' una situazione doppia. È un paese che ogni anno dà molti soldi al bilancio dell'Unione Europea e che ne riceve indietro molti meno, un po' come la Francia, la Germania, i paesi nordici, i paesi bassi e altri. Quindi se questo strumento ci sarà, l'Italia dovrà dare garanzie, probabilmente dovrà dare dei soldi in più ogni anno all'Unione Europea per avere poi in cambio gli stessi soldi e ritornare indietro. Quindi capisci e capiscono tutti quelli che ci ascoltano che è una situazione un po' assurda. Devo dire che alcuni aspetti ancora non si conoscono e c'è un'alternativa. Se non saranno gli stati a versare più soldi, dovremo introdurre una sorta di tassa europea. Oggi l'Unione Europea si finanzia con i dazi, si finanzia con alcune risorse proprie, si finanzia con un contributo che viene dato da ogni Stato dell'Unione Europea. Nella risoluzione votata l'altro giorno c'è scritto chiaro e tondo, ma questo strumento, il recovery, lo finanzieremo magari con una tassa europea. Ora, finché una tassa europea sarà sulle multinazionali o sui giganti del web americani, noi potremmo anche essere d'accordo. Il problema è che nell'elenco che hanno citato c'è anche una tassa europea sulla plastica e l'Italia è una delle eccellenze produttrici della plastica a livello europeo e un ulteriore e diciamo che su quello lì hanno seguito un po' anche il governo che esattamente ha già messo questa idea esattamente. Quindi capisci, l'astensione con cui ci siamo espressi l'altro giorno è già un atto di enorme benevolenza, perché in quel testo si parla di tasse. La Lega ha sempre detto
che per riformare l'Unione Europea non si devono chiedere più soldi ai cittadini o agli stati, ma tagliare gli sprechi inverosimili che ci sono già per un'eurocrazia folle, per i soldi che diamo a Erdogan. L'altro giorno abbiamo dato 3 miliardi di euro ad alcuni paesi extraeuropei per aiutarli per l'emergenza coronavirus, ovviamente la Lega ha votato contro. Insomma, c'è spazio per tagliare nell'ambito del bilancio europeo già oggi e per tirare fuori le risorse per aiutare le nostre imprese, ma non c'è la volontà politica. Ovviamente la priorità per la von der Leyen e per la Commissione europea è questa politica verde fortissima, il Green New Deal, che su certi elementi è giusto e doveroso, ma che mette le nostre aziende ancora più in difficoltà rispetto ai loro competitor asiatici o americani, che non sono soggetti a regole così stringenti. Quindi si rischia di spendere soldi per strumenti che mettano ancora in più in difficoltà il nostro sistema imprenditoriale. Questo è vero. Io ti volevo fare una domanda più specifica, ma la Germania come ha reagito all'emergenza Covid? Da lì ne parlate su a livello europeo, le norme economiche per le aziende, cioè... Il Covid ormai è un problema che ha tutta Europa, per ogni nazione ha reagito in maniera diversa. Diciamo che l'Italia forse è quella che su alcuni aspetti all'inizio si è preoccupata di meno, poi con l'aumentare dell'epidemia alla fine sta tardando forse di più rispetto ad altri a riaprire le attività economiche. Ma infatti io non so se per incoscienza o perché magari il virus ha colpito meno nel nord Europa, devo dire che il Belgio, l'Olanda e la Germania certe attività non le hanno mai fermate. Ovviamente nelle garanzie dei lavoratori che devono poter operare in sicurezza. E questo dà un vantaggio incredibile alle aziende di certi paesi dell'Unione Europea che sono già sul mercato e alcune di queste non tra l'altro molti sono nostri competitor, perché ad esempio noi siamo la seconda industria manifatturiera europea dopo la Germania e quindi abbiamo poi ad esempio nell'automotive, che è uno dei settori che ha avuto i danni maggiori. Noi spesso forniamo subcomponenti proprio ad aziende tedesche che in questo momento probabilmente utilizzeranno le fabbriche nazionali invece che quelle italiane che sono chiuse. Esattamente, l'Italia infatti a livello mondiale è un grande esportatore più che di automobili, sì anche di automobili, ma di componentistica per le automobili, e in effetti l'industria tedesca attende queste forniture, ma se facciamo passare troppo tempo il problema è che queste forniture le troveranno da un'altra parte. C'è un elemento che renderà ancora più difficile la competizione con le aziende tedesche. Di tutti gli aiuti di Stato che la Commissione europea ha consentito che gli Stati facessero in queste settimane, metà, circa il 52%, vengono dalla Germania. Cioè la Germania ha chiesto l'autorizzazione per aiutare imprese, perché occorre un via libera da parte della Commissione europea, in maniera ben, ben superiore rispetto a realtà come l'Italia e la Francia, che sono anche state più colpite dal coronavirus, ma che in questa situazione quindi vedranno perdere ulteriormente competitività rispetto a un sistema che evidentemente ha più liquidità e può permettersi questo tipo di interventi. La scelta del governo italiano di ricorrere poco ad aiuti di questo tipo è emblematica ed è il grave danno, è quello che voi deputati e i senatori a Roma insieme a Matteo Salvini avete cercato di spiegare al governo. Faccio un esempio: qualche giorno fa, usciti dal Parlamento con il collega amico Antonio Rinaldi, siamo andati ad asportarci una pizza da una piccola pizzeria aperta da due italiani, una coppia, due ragazzi del sud Italia, e ci hanno raccontato di come abbiano ricevuto con pochissima burocrazia 4.000 euro netti sul loro conto, sul conto della loro piccolissima azienda, e che sicuramente non avrà sollevato loro da tutti i pensieri, da tutti i problemi, però è ben diverso dall'atteggiamento che c'è stato in Italia verso le partite IVA, i professionisti
tutte le piccole e medie imprese. Quindi se persino il Belgio, che è un paese indebitato con problemi enormi, riesce a dare 4.000 euro a ogni attività economica, anche le più piccole, vuol dire che forse in Italia qualcosa si è sbagliato. Sì, io credo che probabilmente provvedimenti più flat, nel senso estesi a tutti in maniera trasversale e non andando in ogni singola tipologia. Adesso ad esempio c'è il decreto per il rilancio che, come anche il decreto Covid, è un decreto mostruoso, sono 424 pagine di cui si parla di tutto un po' e non si risolve i problemi a nessuno, dove addirittura vengono stanziati, mi sembra, 100 milioni di euro per appunto dare un impulso alla vendita di auto e all'automotive e ben 120 milioni di euro per le biciclette elettriche. Ora, io sono un appassionato di sport e sono contento di potermi cambiare, magari di comprarmi una bici elettrica, però è evidente che il settore auto nel suo insieme, quindi l'automotive, dalla componentistica alle auto, rappresenta per noi una fetta molto importante sul prodotto interno lordo, mentre la vendita di biciclette è abbastanza insignificante da questo punto di vista. Quindi mi sembra che siano anche proprio sbagliate le misure a livello di numeri, come sono state impostate, così anche sull'armamento. Ora hanno deciso di prorogare Tirrenia, giusto o sbagliato che sia, comunque si salva la compagnia. Le altre compagnie di bandiera italiana non hanno nessun tipo di agevolazione, neanche finanziaria. È chiaro che è un altro settore, quello dei traghetti, che ha avuto un crollo esponenziale dei ricavi, perché oggi praticamente non si può, senza giusto motivo, spostarsi da una regione all'altra, e quindi di conseguenza non c'è nessuno che prende il traghetto per andare ad esempio in Sardegna. È evidente che le compagnie che fanno cabotaggio nazionale sono totalmente in default. Eppure, ecco, su questo adesso, altro elemento, si parla di mettere liquidità ad esempio nel settore aereo. Alla fine sono dati 500 milioni all'Italia, adesso gli altri soldi verranno divisi tra quattro compagnie, ma in realtà in parte si danno soldi a una compagnia che dipende dalla Lufthansa, si danno un sacco di soldi a Blu Panorama, che era la compagnia da dove è arrivato l'attuale commissario di Alitalia, e basta, tutto il resto viene lasciato sostanzialmente nel nulla, quando in Italia non c'è più in questo momento né trasporto aereo né trasporto ferroviario, perché ormai gli aeroporti di fatto sono chiusi e i treni interregionali si contano sulle dita di una mano. È vero, ma fra l'altro su Alitalia è stato comico il fatto che il governo italiano avesse scelto per finanziare la compagnia, che è in difficoltà già da prima dell'emergenza coronavirus, uno strumento che non era quello utile e consentito. Infatti poi la Commissione europea ha scritto al governo dicendo: no, dovete usare questo strumento, questo altro, perché sia consentito e rispetti le regole. Ho visto alcuni messaggi che ci hanno scritto il MES a Francia, Spagna e Grecia. No, infatti Francia, Spagna e Grecia hanno già detto che non vorranno utilizzare quello strumento perché non ne hanno convenienza, perché non è utile, perché i trattati dicono chiaramente, l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che per applicare questo strumento le condizionalità dovranno poi essere assolutamente obbligatorie. E c'è anche un regolamento che serve a far funzionare il MES del 2013, che specifica come utilizzare queste condizioni, come le si possono imporre. Sulla situazione in Germania e in Belgio ho visto un altro messaggio. Sì, è ovvio che ci sono stati tanti casi. Io qua a Bruxelles abito vicino a una casa di riposo, a un ospedale, quindi le ambulanze le ho viste ogni giorno per un bel po' anche io. Devo dire che i tagli alla sanità che da noi hanno colpito molto, qui forse hanno colpito meno, perché effettivamente
quello che rassicurava il governo, e parlo del Belgio dove mi sono trovato in queste settimane, era proprio il numero di terapie intensive che erano già di default assolutamente a disposizione, e che oggi anche in Italia respirano un po' di più. Poi c'è un altro tema su cui con Edoardo lavoriamo spesso insieme, è quello dei trasporti. Assolutamente i nostri autotrasportatori ci stanno dando una grossa mano, perché anche nei momenti di maggiore crisi hanno aiutato le nostre imprese, hanno portato i beni e i prodotti nei supermercati, quindi anche quelli con i temi portuali, insomma, molto cari alla Liguria, a Genova, sono sempre fra quelli su cui ci impegniamo maggiormente. A livello europeo abbiamo fatto in modo che alcune deroghe, alcune agevolazioni venissero riconosciute all'interno di tutti i paesi dell'Unione, in modo tale che anche i nostri autotrasportatori, quando si trovano a portare negli altri paesi dell'Unione ciò che ancora, pur con difficoltà, riusciamo a produrre, lo possano fare senza essere fermati. Questo è fondamentale. Invece sul turismo, e noi che siamo liguri lo vediamo bene, le difficoltà ci sono e il governo non sembra averle risolte, con linee guida poco chiare. Qualche settimana fa il commissario al mercato interno dell'Unione Europea è venuto a dirci che quello del turismo effettivamente è forse il settore più colpito, nel senso che più difficilmente e più tardi di tutti riuscirà a tornare alla normalità. E con gli altri parlamentari europei della Lega abbiamo denunciato le azioni di alcuni stati che legittimamente avevano avviato una sorta di corridoio fra l'Olanda, la Germania, l'Austria, la Croazia, l'Ungheria, in modo tale da facilitare i flussi di turismo all'interno delle loro aree, escludendo l'Italia, escludendo la Francia. Diciamo che in questi giorni qualche agevolazione, qualche miglioramento c'è stato, ma insomma abbiamo pagato a lungo l'immobilità di un governo che neanche nei provvedimenti a costo zero, perché quello di coordinarsi con gli altri paesi per far ripartire al più presto il flusso dei turisti era un tema che non chiedeva un impegno economico. Ecco, con il ministro Franceschini ci sono stati dei ritardi gravissimi, speriamo che i nostri imprenditori riescano a salvare almeno in parte la stagione, ma sappiamo quanto sia difficile. Sì, credo che il tema del turismo sia quello più impattante, si calcola che quest'anno ci sia almeno il 73% in meno del fatturato sul turismo. È chiaro che al momento la situazione è tragica, perché è evidente che le grandi regioni in qualche modo riescono a gestirsi internamente quel poco di mercato che c'è. Le regioni più piccole non hanno mercato, perché magari come la Liguria sono attrezzate per accoglienza turistica, però non è che il Ligure va, che ne so, da Genova in albergo a Rapallo, quindi di fatto rimane molto più difficile. Su questo evidentemente il non sapere se verranno aperte, quando verranno aperte, in che modo verranno aperti i confini regionali, è evidente che condiziona oggi anche le scelte di molte persone. Ad esempio a Milano in molti stanno prenotando le vacanze sul lago di Garda, che normalmente venivano in Liguria. Poi è chiaro che se per motivi sanitari bisogna farlo, si può anche accettare. Il problema è che mi sembra che il governo non sappia distinguere quelli che sono provvedimenti di carattere sanitario e quelli che non lo sono, perché passiamo, torno a dire, all'assurdità di qualche settimana fa, che esercizi commerciali di fatto identici, alcuni venivano tenuti chiusi, altri venivano lasciati aprire, o le prefetture che potevano decidere se tenere aperta un sito industriale oppure no, quindi siti identici in province diverse, venivano alcuni aperti, altri no. È evidente che c'è molta confusione, è altrettanto evidente che mentre la Germania ha sfruttato questo momento di sconvolgimento dovuto al Covid per aumentare la sua capacità e la sua competitività, l'Italia purtroppo a causa di questo governo è andato in totale paranoia, nel senso che ha preso spesso
dei provvedimenti contraddittori. Prima non volevano chiudere le frontiere, poi hanno chiuso quando era tardi, poi non si voleva fare le zone rosse, poi si sono fatte, ma probabilmente male, troppo poche stese, allora si è steso tutto il territorio nazionale. Poi abbiamo avuto l'assurdità che c'erano regioni che non avevano praticamente malati Covid, completamente chiuse come le zone assolutamente invece più contagiate. E poi anche il fatto che sulla scelta delle attività di apertura non si sa bene che criteri si sono utilizzati. E oggi io ho il timore che ho, io sono per l'autonomia regionale, quindi giustamente, però vedere le regioni che non hanno un'interlocuzione costruttiva col governo, nel senso che alla fine il governo ha deciso, vabbè, decidano le regioni, però ci sono alcune decisioni che devono essere prese in maniera collegiale, ad esempio l'apertura della nautica, del mare, di tutto il diporto. Non è che uno, come succedeva fino a qualche giorno fa, se sconfina con la sua barchetta gli fanno la multa, piuttosto che in ogni regione c'è una prescrizione diversa rispetto all'altra regione. E poi abbiamo tutti quelli che affittano barche, tutti quelli che fanno manutenzione. Se io non so se potrò usare quest'anno la barca, non vado neanche a fare la carena, non vado neanche a fargli la verniciatura. Queste sono tutte cose che hanno sostanzialmente bloccato l'economia. E in una regione come la Liguria questo è un tema importantissimo. Io chiedo scusa agli amici a casa che mi scrivono, e quindi magari Marco poi dà le risposte o le legge, perché io, siccome devo agire dal telefono, la scritta mi viene troppo piccola e si vede che sono un po' accecato ormai e non riesco allora a leggere dalla macchina i messaggini. Quindi ho visto la Olga che ci ha scritto qualche volta e la saluto, poi forse anche Davide Rossi, altri che continuano a scrivere ma che non riesco a, non riconoscendo sì, sì, la loro iconetta, non riesco a vederli. Però ripeto, il tema vero è che le aziende in Italia, i lavoratori non hanno ancora avuto in molti casi la liquidità. La cassa integrazione è stato uno strumento sbagliato in questa emergenza, bisognava pagare gli stipendi punto a capo. È stato secondo me anche sbagliato utilizzare due pesi e due misure per lavoratori pubblici e privati. E il rischio c'è che adesso magari qualche impresa gli convenga tenere la gente in cassa integrazione. Certo. E questo rischia poi di aprire anche il discorso della mobilità e quindi di avere ulteriori problemi. In America, negli Stati Uniti, hanno cogitato un sistema che era quello di dare il valore degli stipendi di un anno all'azienda, poi se l'azienda li dava ai lavoratori bene, se no li doveva ridare indietro. E questo secondo me era molto più un deterrente per tenere i lavoratori, ma soprattutto per mettere in condizioni l'azienda che appena ripartiva al mercato era interessata ad aprire e andare avanti. Oggi l'altro timore degli imprenditori con cui sto parlando in questi giorni è il fatto che, avendo messo che rischi di finire nel penale nel momento in cui ti si ammala una persona di Covid, magari anche non negli orari di lavoro. Io ho visto un manifestino di un sindacato che non faccio il nome, ma che è allucinante. Il solito sindacato che prima aiutava i migranti e che adesso, oltre ai migranti, dice: ah, se ti ammali anche fuori dall'orario di lavoro, tu comunque di che ti sei ammalato nell'orario di lavoro, perché così ti devono pagare. È evidente che queste cose non fanno bene, perché uno, se può, tiene chiuso, non fa andare a lavorare perché magari sa che si apre va in perdita, per di più magari gli arriva anche il penale perché, che ne so, andando sul pullman o prendendo il treno uno si è preso il Covid e poi accusa di averlo preso durante il periodo di lavoro. Quindi ci sono una serie di regole che bisogna un attimo andare chiarire e a modificare. Poi è evidente che bisogna garantire la salute e diciamo la sanificazione dei locali, però vedo poca attenzione su delle prescrizioni di carattere sanitario, tanta attenzione invece su tutta una serie di discorsi che mi sembrano più ideologici che sanitari. Ma sì, come ideologico e folle è stata la regolarizzazione di tutta una serie di immigrati con la scusa di poterli impiegare nell'agricoltura, quando sappiamo benissimo che il problema effettivo che c'è stato sull'agricoltura è dovuto a cittadini europei, soprattutto dell'est Europa, che si recavano stagionalmente ad aiutare le nostre aziende agricole. Questi non possono tornare
E quindi con questa scusa si è fatta una regolarizzazione rispetto a persone che non hanno mai dato la prova di voler essere interessate a lavorare nell'agricoltura. Abbiamo visto ministri piangenti, insomma, direi che a Roma su questo la Lega ha cercato di fare le barricate il più possibile, ma anche in questo caso, nonostante all'inizio i 5 Stelle avessero detto di no, poi hanno ceduto, come in ogni cosa, per loro poi alla fine prevale la poltrona, l'interesse a mantenere in vita un governo che è dannoso e pericoloso, e solo in questo senso. Poco fa c'era scritto qualcuno su questo tema, evidentemente si tratta di un tema per noi fondamentale e ingiusto. Il 2 giugno probabilmente la Lega appunto tornerà nelle piazze, di fatto credo che sarà ancora una iniziativa limitata, perché solo dai giorni successivi potremo spostarci da una regione all'altra. Non abbiamo ancora dettagli precisi, però è un segnale importante, perché in tanti, insomma, se c'è stato un effetto che questa quarantena ha causato un partito come il nostro, così in mezzo alle persone, con militanti abituati a condividere con i cittadini le loro preoccupazioni costantemente, stando in mezzo alla gente, ecco. Speriamo di poter fare anche politica e di poter far sentire la nostra voce da giugno, perché è importante, perché abbiamo visto delle scene da regime sudamericano, con presidenti del Consiglio che abusavano della loro platea televisiva per attaccare le opposizioni. Insomma, in questi mesi ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Non solo vai. Il presidente, ma devo dire anche la gestione della Camera dei Deputati è stata alquanto incredibile, delle scene raccapriccianti. Addirittura è stata allontanata la stampa da Montecitorio con la scusa del Covid, sostanzialmente sono state messe tutti i funzionari smart working, quindi non è possibile utilizzare i funzionari della Camera, non quelli del gruppo, per tutta una serie di attività anche legislative. È evidente che si è sfruttato questo per eliminare qualsiasi tipo di strumento per l'opposizione per poter operare. E poi l'altra cosa allucinante, che nell'emergenza Genova crollo Ponte Morandi abbiamo cercato di coinvolgere tutti per fare un decreto che tenesse conto di tutti, e è uscito un decreto che in poco più di un anno ci porta alla realizzazione del ponte. In questa emergenza molto più grave, sostanzialmente il governo ha deciso di non ascoltare nessuno, né le categorie né le opposizioni, anzi ha vietato di fatto per quasi un mese qualsiasi contraddittorio alla Camera dei Deputati. C'erano questi proclami, come dici tu, da Repubblica Venezuelana, e sostanzialmente tendendo a utilizzare i soldi pubblici come una morfina per addormentare le persone. Infatti dopo il reddito di cittadinanza ci sarà il reddito di necessità, o reddito Covid come lo chiama qualcuno, in modo che la gente, invece di sognare e pensare di avere un futuro, si accontenti di vivere, anzi di sopravvivere. E questo credo che non faccia bene a un paese come l'Italia, che è un grande paese, che ha dato in Italia tantissime persone che hanno fatto la storia non solo dell'Europa ma dire del mondo, e così invece si spegne qualsiasi tipo impulso di andare avanti. Ecco, io vedo un governo che più di dargli strumenti agli altri sta utilizzando l'emergenza Covid per impedire all'Italia di poter tornare a pensare in grande, a pensare un futuro, perché parliamoci chiaro, sto paese emergenze ne ha, nella sua storia ne ha affrontate tantissime, esperienze come queste ce ne sono state moltissime, si è sempre rialzato e sempre fatto tesoro dei propri errori e sempre andato avanti. Oggi mi sembra che il governo, invece di andare avanti, voglia andare indietro, voglia sfruttare questa emergenza
per impedire sostanzialmente qualsiasi tipo anche di immaginarsi un futuro diverso. E io sono preoccupato, perché non vorrei che il giorno che aprono le frontiere ci accorgiamo che il 60% degli imprenditori italiani o anche dei lavoratori che vogliono per un domani avere un futuro migliore decidessero di emigrare. Capito? Regolarizziamo i migranti e gli italiani vanno all'estero. No, ma infatti anche rispetto alle partite che stiamo giocando in Europa, le balle di chi sta vendendo delle soluzioni che purtroppo non sono vere, perché se fossero vere saremmo anche noi della Lega i più contenti, emergeranno presto in tutta la loro drammaticità. E quindi chi sta andando a parlare agli imprenditori di miliardi e miliardi e miliardi che saranno messi a disposizione, lo abbiamo visto con le banche che non avevano di fatto la possibilità di poi poter aiutare le nostre imprese, come era stato detto, no? La potenza di fuoco che, di cui aveva parlato il governo. Ecco, quando si raccontano queste balle, qualcuno ci crede, però poi dopo qualche settimana, dopo qualche mese, la realtà viene a galla, e quindi non è un tema neanche che poi può salvare le opposizioni, piuttosto che solo attaccare i partiti di governo, perché probabilmente tutti i partiti saranno attaccati dai cittadini in questo senso, perché quello che vedo nella sua drammaticità è proprio un'esasperazione di cittadini imprenditori che sarà difficilmente controllabile, proprio perché abbiamo un governo che ha esagerato in questo senso. Ci avevano chiesto aiuto a noi dell'opposizione e non hanno mai voluto accettare nessuna delle nostre proposte. È accaduto a Roma, è accaduto anche qua a Bruxelles, dove addirittura ci avevano accusato per aver presentato degli emendamenti che miglioravano le proposte, di aver fatto perdere tempo alla Commissione Europea. Sono passati 2 mesi e non abbiamo visto niente. Quindi, insomma, mezz'ora è passata, non so quanto puoi io stare ancora collegato. Io adesso saluterei gli amici, saluterei te, ti ringrazio per il lavoro che fai su a Bruxelles, perché ti sei dovuto fermare, praticamente hai fatto tutto il tuo periodo Covid a Bruxelles, anche per andare a supplire, diciamo, l'impossibilità di alcuni deputati a muoversi, e in ogni caso per essere sempre presente sul pezzo. Quindi grandissimo lavoro di Marco Campomenosi su, che ci ha tenuto costantemente informati delle decisioni europee, ahimè, che spesso non hanno fatto bene al nostro paese, ma a colpa del suo mal piangare se stesso, gli italiani si devono ben ricordare di questo Presidente del Consiglio che pensa a tutti tranne al popolo italiano. Detto questo, oggi una cosa positiva, che io da Rapallo a Genova, sono arrivato a Genova, ha tenuto di fatto sempre la linea, quindi abbiamo superato la prova 4G anche nelle gallerie Liguri, devo dire un salto in avanti epocale, non credevo. Saluto tutti, buona serata, vi ringrazio, spero di vedervi presto, perché per la Lega tornare nelle piazze è la sua essenza stessa. Chi fa politica non deve stare solo in video, deve andare in mezzo alla gente e capire i problemi. Per noi questo momento lavorare così è veramente difficile, ci piace, ci sente tanto vicini, vorremmo stringervi tutti, purtroppo non si può fare, speriamo quanto prima, quindi dal 2 giugno poi che si inizi a tornare un po' nelle piazze, magari se necessario con la mascherina, ma vedersi, perché è evidente che così non si va da nessuna parte, così si va contro un muro, e temo che ci siano degli interessi di altri paesi all'interno del nostro governo, perché qua dicono sono impreparati, non capiscono, ogni giorno mi telefonano, chi su all'Italia, chi quello. Io però vedo che ai loro amici, a chi vogliono salvare, li salvano, e come è caso strano mettono tutte le loro persone nei posti dove li vogliono mettere. Quindi così improvvisati non mi sembrano, mi sembra invece che abbiano più un piano da Repubblica Venezuelana. Ecco, io penso che l'Italia meriti di essere qualcosa di diverso, spero di tornare presto alle elezioni, ma con una campagna elettorale alla faccia del Covid, perché qua vogliono anche farci fare le elezioni regionali senza le campagne elettorali. Direi che il diritto di voto gli italiani
l'han conquistato e se lo devono tenere ben stretto. Ancora, ciao Marco, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao a tutti, a presto, ciao ciao.